Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, bentrovati a un nuovo appuntamento con Popcorn Time. Io sono Gabriella e come ogni settimana sono pronta lì a scovarvi tutte le più succulenti uscite cinematografiche. Avete già fatto il primo bagno a mare? O come la sottoscritta, preferite l'abbronzatura da PC? I can't swim. L'importante è andare comunque almeno una volta a settimana al cinema. Quindi bando alle ciance e vediamo quali sono le novità che ci attendono. Iniziamo son di robottoni. Il signor Michael Bay torna al cinema con il quinto capitolo sui Transformers. Transformers, l'ultimo cavaliere. Pellicola interamente girata in IMAX con protagonista Mark Wahlberg, Anthony Hopkins. No vabbè, io non ce la posso fare. Anthony Hopkins che fa i Transformers. Non bastavo, Dino. No, pure i Transformers. Anthony Hopkins, un premio Oscar, che fa i Transformers. No, vabbè, io ho finito, basta, me ne vado. Laura Hadcock, Stanley Tucci e John Turturro. L'ultimo cavaliere infrange i miti fondamentali della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se n'è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager, Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford. Continuiamo con una bella fetta di carne al sangue. Torna infatti al cinema Charlie Hunnam, accompagnato da Robert Pattinson, Sienna Miller e Tom Holland, scusate. Insomma, tutti insieme appassionatamente in un bel biopic avventuriero, Civiltà perduta. Basata su fatti realmente accaduti dell'esploratore Percy Fawcett, che negli anni 20 scomparve durante il suo avventuroso viaggio alla ricerca di una misteriosa antica città nel cuore delle giungle amazzoniche. La storia di un sogno che si trasforma in ossessione, quella di un uomo che affronta avversità inimmaginabili, lo scetticismo della comunità scientifica, spaventosi tradimenti e anni di lontananza dalla propria famiglia. Visto che è qualche settimana che non vi do la gioia di qualche bella pellicola francese, oggi vi accontento con l'ultimo lavoro del maestro Claude Lelouch. Parliamo delle mie donne. Jacques Kaminski, fotografo di guerra di fama internazionale e padre assente, trascorre più tempo a prendersi cura della sua fotocamera che delle sue quattro figlie, primavera, estate, autunno e inverno. Trasferitosi da Parigi a Praz-sur-Arly, un paesino ai piedi del Monte Bianco, vuole trascorrere un felice riposo dal lavoro in una splendida baita nelle Alpi con la nuova compagna Nathalie. Jacques però sente di essere arrivato a un momento dove, per essere realmente appagato, ha bisogno di riconciliarsi con la sua famiglia e le sue quattro figlie, avute da donne differenti. Compito arduo perché lui ha sempre preferito il lavoro agli affetti familiari. E concludiamo questa settimana in casa, o meglio con una produzione italiano-britannica. Il film in questione è The Habit of Beauty, con protagonisti Francesca Neri e Vincenzo Amato. Ernesto, un fotografo di successo, e la sua compagna Elena, gallerista, vivono in Inghilterra e decidono di tornare in Italia per trascorrere una vacanza. Sulle montagne del Trentino hanno un terribile incidente che sconvolgerà le loro vite per sempre. È l'inizio di un percorso intimo e doloroso, diverso per ognuno dei due, finché, alla vigilia della mostra che dovrebbe riunire Ernesto ed Elena dopo 3 anni di silenzio, qualcosa di inaspettato li spinge a tornare nella loro terra, dove ancora vivono le famiglie, nel tentativo di ricostruire legami con il passato e con la propria identità. Anche per questa settimana Popcorn Time termina qui. So già che andrete tutti scalpitanti a vedere i Transformers al cinema. Bello, bello per carità, Però, insomma, vi ho dato tante scelte. Noi ci vediamo settimana prossima, stesso luogo, stesso orario, non si sa, con Popcorn Time. E ricordatevi di spolliciare in su, spammare a motore e ciao! 42.